Ok, Spiro 2, si inizia. Ma non smetterà mai di piovere. Ho dimenticato com'è fatto il sole. Dovremmo andare in vacanza, in un posto caldo e soleggiato. Le spiagge del drago, sì. Non ci vado da quando abbiamo dato una lezione a Nasty Nork. Che dici, Sparks? Ti va di fare una vacanza al mare? L'ultimo che arriva è un Nork! Funziona, professore? Quasi. Mi basterà regolare queste sfere. Forse non è una buona idea. Se portiamo qui un drago, Ripto si arrabbierà. Calmati, Hunter, e non cincischiare. Hai visto il libro non del professore? Hanno artigli così e denti così e possono sputare fuoco così. Sembrano più pericolosi di Ripto. Questo è il punto. Ci serve proprio un drago per fermare Ripto, e lo sai. Funziona! Funziona! Ecco qui un drago! Oh? Wow! Che atterraggio! Ciao, dove si trova la spiaggia? Oh? Ehi, non fissatemi! Questa è la prima volta che vedete un drago? Tu sei un drago? C'è qualche problema, micino? Oh. Guarda, guarda! Qualcuno ha dimenticato di invitarmi alla festa. Cercavate di nascondermi qualcosa? Un drago? Avete portato un drago a Tavalar? Io odio i draghi! Crash, fermalo! Annientalo! Gulp, imbecille! Hai mangiato il mio scettro! Di te mi occuperò dopo! E quello chi era? Quello era Ripto, e dobbiamo liberarcene. Crea problemi di ogni tipo qui, ma non ho tempo di spiegarti. Tieni, prendi questa guida magica di Avalar. Imparerai qualcosa dei nostri mondi. Adesso seguirò Ripto per scoprire che cosa ha in mente. Ci vediamo nella foresta d'estate, ok? Ehi, un momento! Foresta d'estate. Com'è che ci cacciamo sempre nei guai? Fortunatamente i certole ci hanno attaccato e stanno rubando tutte le nostre gemme. Puoi fermarle? Certo. Boing. Dove è andata l'altra? Ah, giusto. Quello che volava. No, no, no. Non ci provare. Andiamo di prendere tutte le gemme qua sopra. Quante sono qui? 400. Vediamo. Ma quelli da sopra? Ah, molto semplice.
le altre erano qua sotto. Ciao. Non so chi sia. Ok. Questo lampo significa che se ti cacci in un guaio, io ti ricondurrò in questo posto. Ci si vede. Alla prossima. Vieni. Oh. Un po' di gente qua. No, voglio vedere. Aia. Non c'è un video qua? Ma no, non c'è. Errore mio. Boing. Noi intagliatori di gemme siamo un po' troppo bassi per usare queste scale. E lo stesso vale per te. Quando saprai arrampicarti, torna da me a Barlume. Hai detto che sono bassi? Sì, sono bassi. Quasi a metà delle gemme del livello. Sali, sali. Ah, tu devi essere il drago di cui parlano tutti. Beh, drago, Lusenio. Per aprire il ponte devi pagare un pedaggio. Se vuoi attraversarlo ti costerà 100 gemme. No. Prima o poi dovrai pagare se vuoi passare dall'altra parte. Devo badare alle mie tasche, alla stabilità economica di Avalar. Poi io resto senza gemme. Ah, non ci posso salire da sopra. Perché siamo... siamo costretti a pagare per passare il ponte. Sei tornato, eh? È carico di tesori a quanto vedo. Vuoi che ti apra il ponte? Ti faccio lo stesso prezzo di sempre. Ah. Grazie, signor Drago. Spyro, giusto? Ora puoi usare il ponte quando vuoi, gratis. Spero di incontrarti ancora quando avrai ancora più gemme. Ah, ma qui me ne segna comunque. Pensavo di perderti. Premi azione. Usa azione ora per esplorare la grotta. Azione. Dove è finita la luce? Era una luce. Vabbè. Da sopra non riusciamo ad andare, no? No, perché qui... forse c'entra quello. Il livello bonus. Aia. No, magari sei tu. Aiutato a scacciare le lucertole. Niente. Di Barlume,
molto gentile. Una picozza di manca. Ma prima cerchiamo tutto quello che c'è da trovare per me. Mi sto leggendo. Vieni qui. Visto. Il fatto che ti togli le gemme non mi piace tantissimo, perché tu non capisci quanti ne hai in tutto. Però ne abbiamo badate 100, ne restano 300 da pure. Va bene. Va bene. Aia. Aia. No, la fine lo sto vedendo. Proviamo questo. Ah, ok. Questo cambia tutto. Direi che posso svolazzare alle grandi in giro. Da provare. Grandioso! Il potenziamento supervolo è attivo. Ora puoi riaccendere le lampade di gemme. Accendile tutte velocemente e il potenziamento supervolo ti darà la magia per volare per un breve tratto. Grazie alle piramidi, dal centro delle evoluzioni di lampade di gemme con le piramidi. Con queste? Vabbè. I livelli di volo del primo capitolo erano molto più complicati. Ok. Achievement Steam. E da qui vediamo cosa riusciamo a... Vediamo un po'. Quindi riusciamo ad arrivare là sopra senza sapere come arrampicarci. Proviamo. Se riusciamo
No. Questa l'ho messa abbastanza lontano. Peccato. Aia. Dunque, vediamo di qua che c'è. Quelle lucertoline hanno divorato il mio intero raccolto di gemme. Ho provato a colpirle con le pietre, ma sono troppo veloci per me. Vuoi provare a usare una delle mie pietre? Se hai domande, chiedi pure. Quindi adesso sputacchiamo. Ti seguo, topo ragno. Quindi lui salta, io no. Sputi davvero lontano, Spyro. Prova a colpire quella lucertola se ci riesci. Dando. No, perché non si era capito. La sento ma non la vedo. Aia. Il topo invincibile. Come si è permessa? Dai. E vai! Hai salvato il mio raccolto di gemme dalle lucertole. Tieni, prendi questa sfera. È caduta una ragazza alata ieri. Ragazza alata. Ne sono rimasti 31, però c'è quello là sopra, quindi non riusciamo ad andare. Forse è il momento di cambiare livello. Aia. Non abbiamo ancora avuto modo di presentarci. Io sono Ilora. Ciao, io sono Spyro. E tu sei una capra? Sono un fauno sciocco.
Oh, scusa. Hai visto gli intagliatori a barlume? Sì, mi hanno dato anche un souvenir. Pare che sia un talismano. Ti hanno dato un talismano? Perché? È speciale? L'ho solo infilato nella guida che mi hai dato. Beh, ci sono 14 talismani ad Avalar e sono tutti magici. Se ne recuperi abbastanza, li useremo per sconfiggere Ripto. Hunter, dov'eri finito? Io mi ero un po' perso. Spyro ci aiuterà a trovare i talismani. Io? Lui? Spyro, senti, non puoi andare alle spiagge del drago proprio ora. Ripto e i suoi mostri hanno preso il castello della foresta d'estate. Devi assolutamente andare nei mondi di Avalar e convincere gli abitanti a darti i loro talismani. Puoi tenerli nella guida. Ehi, quello potrei farlo io. Perché lui non si limita ad arrostire Ripto? Hunter, tu perdi anche le scarpe che hai ai piedi. Come possiamo affidarti 14 talismani, eh? Oh! Se per caso trovi delle sfere, prendi anche quelle. Ma ti parlerò di loro dopo. Ok, va bene. Raccoglierò i talismani, darò una lezione a Ripto e sarò alle spiagge del drago per pranzo. Ah, qui sempre... No. È un altro. Va bene. Vediamo un po' cosa c'è. Eccolo. Se andiamo in acqua... Ma ne diamo? No. Come va giù? Non so come si va avanti soltanto. Finalmente ho imparato a limpare. Conducono ai molti mondi di Avala. Purtroppo Ripto ha conquistato il castello e abbiamo bisogno del tuo aiuto. Per cominciare, recupera i talismani in ciascun mondo che visiti. Distrutto il ponte, dovrai attraversarlo planando. Premi salto, poi premilo di nuovo mentre sei ancora in aria per planare. A guardare, incidimi. Più punti e più lucente sarà la libellula. Buona sapete. Sta montagna. Uh.
Ciao. Sempre agile. Vediamo se riesci ad arrivare a questo primo scalino. Premi salto e tienilo premuto per restare sospeso in aria più a lungo. Non male. Per il prossimo salto dovrai planare. Premi salto, poi premilo di nuovo nel punto più alto della tua traiettoria per arrivare il più lontano possibile. Ottimo lavoro. Ora prova a librarti. Premi salto, poi premilo di nuovo per planare. Alla fine della planata premi azione per librarti. Questo ti permetterà di raggiungere altezze e distanze maggiori. Questo è nuovo. Ah. Quindi possiamo fare un piccolo saltino. Ok, ho visto una gemma. Una specie di coyote jump. Va bene. Che vuoi? Spyro, mi piacerebbe insegnarti a nuotare sott'acqua, ma i tuoi tesori mi piacciono ancora di più. Quanto vuoi? E sali. Per librarti. Sì, ho capito. Vai via. Ecco. Aia. Molto bene. Adesso il salto più difficile di tutti. Metticela tutta. Comincia a camminare. Salta, plana e librati un attimo prima di raggiungere il bordo della piattaforma. Non dimenticare, mentre ti libri, di muoverti anche in avanti. Wow, sei un atleta niente male. Se non avessi perso le mie scarpe da ginnastica, ti sfiderei sul serio. Però eccoti una sfera per la tua collezione. Altro cibo. Queste due. Ora c'è questo. E questo qui. No, voglio andare via questo. Quell'altro mi sa di un boss fight. Voglio fare due. Hai trovato. No. Oh no. Non c'è bisogno che mi si dica grazie. Pensi di farlo. Oh.
Quegli scudi di metallo rendono i nemici invulnerabili alle fiamme. Se premi lasciare carica, puoi sconfiggerli caricandoli. Certo. Aia. Aia. E guarda. Mangia, mangia. Bene. Siamo a 500, eh? Possiamo farci insegnare a nuotare da questo tipiaccio. Prova a muovere la telecamera a destra o a sinistra. Sono 32 minuti che lo sto facendo. Questi suggerimenti basilari dopo mezz'ora. Questi polsi sono sospetti. Un lavoro a tempo pieno, qui ci sarà sempre posto per te. Ma per non fanno gioco, voglio che accetti questo talismano. Se proprio insisti. Vai a casa. No, no. Devo prendere tutto quello che posso prendere. No, non riusciamo. No. Ah. Non mi passa sempre lì. Adesso lo passo solo vicino ai bordi. Mi sa che non posso usarmi, ma non serve. Mi pare così. Questa roba si trova così. Arriviamo qui. No, troppo lontano. Io no. Oh. Sì. Siamo entrambi perplessi.
Vai, via. Da di qua. E da di qua. Curi, curi. E sopra non siamo andati. Serviva. No, 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 facciamo il giro di qua, così andiamo in cima a prendere uscire. Vabbè, scendo adesso. Non mi dire più qua sotto. Che gioia vederti, Spyro! Ora che il potenziamento supercarica è attivo, potrai caricare i piedistalli e mandare in mio aiuto le ragazze Ula. Usa il potenziamento supercarica, non si strategia. Non ho ben capito come. Guarda, la danza della pioggia delle ragazze Ula ha fatto esplodere l'idolo. Ok. Ballerina come ho sempre sognato. Prendi questa sfera, ti aiuterà nei tuoi viaggi. Quindi stanno a piacere, tante belle cose. Aia. No, dove era che dovevo andare? Di là. Aia, sbagliato tasto. Sopra siamo andati, sì. Ora, dov'era il tizio che ti insegna a nuotare sott'acqua? Sei qua dietro. Ila, Spyro, ti piacerebbe imparare a nuotare sott'acqua? Qui ci sono le gemme. Una modica cifra. Va bene. Allora,
salti in acqua, puoi spostarti normalmente sulla superficie. Usa carica per immergerti. Quando sei sott'acqua, usa salto per nuotare e carica per caricare. Ah. Così? Ma possiamo andare? Sai che è infinita la volta? Meglio. Solo una alla volta. Un punto, Spyro. Continua a raccogliere talismani per aiutarci a sconfiggere Ripto prima che conquisti Avalar. Ok. Oh, e continua a raccogliere anche le sfere. Il professore dice che ti aiuteranno a tornare nel mondo dei draghi. Salva. La telecamera di gioco si trova in modalità passiva. Questo significa che devi controllarla manualmente. Se vuoi, puoi passare alla modalità attiva. In questa modalità, la telecamera si regola da sola in base ai tuoi movimenti. No. D'accordo, non cambierò l'impostazione della telecamera. Ricorda che puoi cambiarla da solo dal menu Opzioni. Ne ricorderò. Ma non lo farò. Vai. Prendi la gente. Vai, andiamo. Ottimo lavoro, Spyro. Le tue sfere hanno attivato questo portale speciale. Non troverai un talismano nel circuito oceanico, ma se sei veloce potrai arraffare un mucchio di tesori. Divertiti. Lo facciamo adesso, se no c'era... No, facciamo adesso. Ancora lui. Torniamo indietro. Ho visto qualcosa di scintillante in cima a questo muro. Potresti prenderlo, ma prima devi imparare ad arrampicarti. Eh già, e non lo so fare. Allora, l'inizio dov'è? Questo è l'inizio. Togliamo una... Torniamo un attimo qui. Via. Ciao Spyro, benvenuto a Barlume. Sfortunatamente le lucertole... Ma... Interfatto. Allora, di qua... andavamo direttamente qua giù in fondo. Qua dentro. Sì, sì, sì. Di nuovo. So per un certo. D'accordo. Andiamo alla scena.
Oh, qui ci serve. Dai. Qui. Vado bene a tornare indietro. Dove siamo? Esattamente dove volevo tornare. Addirittura. Riusciti a intrappolarlo chiudendo tutte le porte. Parla con gli altri fratelli, ti apriranno i cancelli e ti condurranno da lui. Certo. Ci buttiamo di sotto in nome della scienza. No, non credo che ci sia nulla da guadagnare. Era un pinguino. Se mi concentro, dovrei riuscire ad aprirti questa porta. Bravo, concentrati. Aia. Che te ne fai di una chiave quando sai cantare così? Quando una ragione, ha ragione. Prima le cosine scintillate. Oh, accidenti di stegno. Senso. Senso, ma non c'è più nessuno da sconfiggere. Ah no, qua dentro.
Guarda cosa so fare. Fammi vedere. Come i druidi del primo capitolo. Facevano la stessa cosa, cantavano e spostavano gli otapoli. Questi sono più i monaci tibetani, dico mio amico. Se gli avessero fatto il canto culturale sarebbe stato molto più interessante. Niente? No, un check. Qua sopra niente, dobbiamo andare da qui. No, quasi danno le pezze. Guardiamo un attimo. Oh, niente. Guardiamo. Penso che dovresti arrostire quello Yeti. È un vero duro, però. E non sono certo che ce la farai. Vedi adesso. Eh sì. Pensavo che lo Yeti fosse più forte, ma invece abbaiava soltanto. Comunque, stavo facendo la guardia al nostro talismano sacro per impedire allo Yeti di mangiarselo. Tanto contro il nostro portiere. Okay. Hai 2 minuti per segnare 5 gol nella porta rossa. Aspetta, non c'era un minigioco anche nel primo che era così? Basta prenderlo all'angolino. Vabbè, vieni qui. Vieni qui. Ah, così. No! Prendilo. Oh no, oh no. Oh. Andiamo tutto di qua. E poi. Buono.
provare una partita uno contro uno. Ok. Il primo che segna 5 gol vince. Devi tirare nella porta rossa. Su. Ah, mo siamo in squadra. Oh no. Vale. Vabbè, guarda qui. Solo che lo devo arrostire. Ma questi neanche per sbaglio ne fanno uno. Lasciamo più giocare. Oh no, non riusciamo più a uscire. Allora. Torniamo indietro. E andiamo qua su. No, noi per fare niente. Andavamo lì. Finisce così. Ma ecco. Cambia tutto. Andiamo a... un bridge. Oh no. Sopra siamo andati? No, non siamo andati. Non c'è neanche lui. Aspetta, non c'era un altro... ...locale di potenziamento qui? Guarda l'inizio. Salta mi certo di una salta. Ah, questa. Fermo. Cos'è questo? Grazie al cielo hai fatto scappare.
eliminare quello spirito maligno, ma ora si nasconderà nelle statue. Se dai fuoco alle 10 statue, sono sicuro che se ne andrà per sempre. Va bene. E dobbiamo trovarlo tutti 10. No. Mi sa che non c'è nessuna lista. Aspetta, con il libro. No. Vuole senza toccare il ghiaccio. Lo so, non c'è bisogno che me la vedo. No, perché all'inizio non me l'ha detto. Restano 3. 2. 1. Chissà dove sarà nascosta. C'era. Questo da prendere. Non ho fatto per la luccicante. Dentro. Prova. Questa l'ho presa in prestito dal tempio, a loro non serve. No. Solo 10 mi sono rimasto.
10 gemme, una gemma c'è rimasta nascosta. No. Un albergo a sospetto, eh? Ma dobbiamo uscire e fare un giro. No, sarà la piattaforma lì. Io sono venuto qua per niente. Quest'ultima gemma c'è rimasta. Essere ovunque. Vedo che per mancare un link è proprio una sola che non abbiamo. Andiamo prima di riesco proprio a capire. Dopo gli uccidi laggiù. Molto sospetto. Mi pare strano. No. No, non ci devo risultare. Qui? No. Non c'è sopra. Non trovo mai nulla. Sopra non c'è nulla, neanche qua dentro. La doppia. Niente, neanche nella grotta. Dietro sul campo da oggi, aria. Non ho fatto quella. Ma va zizzato. Oh, dai. Qua dietro. Ma se io venissi qua e...
No, prendilo qua. Prendilo. Non gliene frega più niente. Vabbè. Ah, dannazione. Va bene. Mi arrendo, però. Bene, andiamo avanti. Sotto l'hanno cercato tutto? Credo di sì. Ora dobbiamo rifarci l'arrampicata con il fiume in laggiù. Forse dobbiamo tornare indietro. Io da prima era andato un po'. Aiuto, diciamo tutto. Controlla la tua guida premendo menu e scegliendo l'opzione guida per vedere quali talismani hai già trovato. Non ho trovato tutti. Mi servirebbero altri livelli. Ah, ci sono tutti i militari. Aspetta, mi sembra veramente il sorprendere di qui, aperta sui militari. Vediamo. No, non l'ho visto, non mi pare di vedere. Visto, non ripeto. Penso che... Ah, c'è anche quello che ti va. Penso che da là voglio farmi atterrare lì. Dai. Su. Prova manca. Di fatto sono un bel. Ah,
Qui c'è qualcosa da risolvere. Non so cosa. Non sono nemmeno dati indizi. No. Perché questa auto di mese di sono? Non si è liberato. Sì, va qui. Oh, là sopra non siamo andati. Ecco perché ne mancano un centinaio. C'è sul video, sul video. No, tutto il giro devo rifare adesso. Si prende a martellate da solo. C'era... No, c'era solo la cascata. Che intendo quello di idolo. Anche quello è lontano. Bene, anche questo si riesce a fare. Ah, non era questo. Le gemme dobbiamo andare a prendere, quindi aglia che importante, aglia. Su un isolo che dietro al video non ho capito tanta che sono
andavi lì. Proviamo a tornare direttamente qui. Lì siamo andati. Addirittura. Esatto. Devo vedere che qua non siamo andati. Siamo arrivati qui e siamo tornati qui. Molto probabile. Sì, è vero. Quindi non abbiamo fatto. Che devo fare? Ah, devo farlo andare. Dove sono finite allora? Ma dai, impegnati. No, non le vedo. Hanno andato giù nel tubo anche lì. Ah, se siamo a quello d'atto, gli chiamo attenzione. Che serve? Ah, così. Però lì c'è... Ah, dai. Deve pochi darti piccio. Aia. Ah, oh, bisogna arrampicarsi. Ah,
fai? Chiuse in scatole incredibilmente robuste. Forse se usi una fiamma più potente puoi aprire le scatole e liberarle. Ok, ok. Devi sconfiggere i nemici lunici. Fai adattatura. Va bene. Questa. Allora, prima questi. Mi cura, perché io posso credo di uccidere. No, vai, vai, bravo. Salve, Giovanni. In cima a questa scala c'è un cuoco che vuole fare una zuppa con le nostre tartarughine. Che ne dici di arrampicarti lassù e fermarlo? Bisogna arrampicare, allora. Forse dovevamo andare all'altro mondo, quello degli Urricos. Grazie, giovane drago. Le tartarughe saranno al sicuro qui. Ti prego, accetta questo talismano come segno della mia gratitudine. Molto gentile. Qualcos'altro da fare? No, di un po' nulla. Vabbè, dai, ci torniamo. Vediamo questa. Ma ora hanno installato dei campi di forza per separarci. Se trovi i diodi, usali per disattivare i campi di forza. Tanto dio. Deve esserci un diodo qui da qualche parte, ma la mia vista non è più quella di una volta. Magari se non avessi quell'amperaggio negli occhi sarebbe più semplice. Però magari sono andato sbaglio. Ah,
Bello. Oh, questo è di metallo, quindi dobbiamo tornare. Oh, ecco maligno. Ci sarà la pentola con le monete d'oro? Non ci dobbiamo liberare, quindi la polizia qua. Il mare aperto non è ancora aperto a nuotare. Va bene. Oh, non sono resuscitati tutti. Questo è così. Così devo prendere di nuovo. Che c'è? Ah, da lassù. Da lassù. Prendo la lampadina. Perché no? Qui si va molto insieme, quindi vediamo prima qua in mezzo, perché di sicuro c'è il tratto che la prendo. Una volta preso tutto. Questa è l'altra. Mancato di poco. Tu non sa tanto di obiettivo, però nessuno te l'ha segnato. Oh, arrabbia. Se tutti attivi il nostro generatore te ne sarò riconoscente. Va bene. Ah, tu non vorrei bene. Che fare? No, non ti buttare. No.
Devo mettere la pallina. Vai, vai. Perché uno per qua dritto non continuo meglio. Ah, sono 10, no. 4 verde. Non ci sono delle monete, ma non so come prendere. Vieni qua. Se ne rubano. Prendilo. È andato. Ma tanto ci vuole. Noiosa sequenza. Più caro come nel primo, che era uno per livello, ti dava luogo, vabbè. Però stare qui a ripetere in continuazione sempre la stessa azione è un po' nuovo. Dov'è? Vieni qua, vieni qua. Prendilo. Eccolo là. Oh dai, non pensi che mi scarso. L'ultimo. Oh, meno male.
Era ora. Grazie, Spyro. Ho trovato questo oggetto scintillante in mezzo alle nostre pietre luminose. Accettalo come ricompensa. Mi parliamo finito. Devo tornare qui e proseguire nel nostro giro. Non so. Ah, dovevamo mettere una lampadina qui. E anche qua. Visto dall'altro lato. Aia. Vedi più nuovi. Altro obiettivo di stima raggiunto. No, quella la togliamo tutto una volta che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare qua. Poi tutto quello che possiamo fare qua. E ora. Sa che ci tocca. Ci tocca. Grazie, Spyro. Hai disattivato tutte le barriere elettriche. Abbiamo protetto questo talismano dai macinatori. Ora aspetta a te come ricompensa. Va bene. Questa non serve a nulla. Qua sopra siamo andati. Ah sì, non va più giro di dietro. Questo è il mio buco. Cosa dovrà fare? PG. Grossi. Che devi fare? No, qua dimentichiamolo proprio. Che viene solo per fare il mini gioco e basta.
Mistletoe. No. Lì devo arrivare là sopra. Là sopra ci arrivo da... non so dove. Così. Sono sicuro di averlo visto. C'è un'altra ancora. Aspetta, mi saluti. Sei meglio. Penso devo fare il giro e devo riuscire a colpire. Così. No! Saltare due volte. La tirata stretta, non so, mettere il tiro in alto. Molto largo. Certo. Con calma, calma. Non è fretta. Ok, qua invece l'andare da dietro non mi convince tantissimo. Andiamo di qua. Perfetto. Ricorda di premere azione quando sei molto vicino al mulino a vento o non ce la farai. Tu ne preoccupa, ma va. Che disonore.
guarda. Adesso, adesso il vortice. Molto lentamente, tanto non ci aspetta nessuno. Oh, non di nuovo. No, devo leggermente anticipare la parte. Non di tanto, di poco. Ah, ora facciamo tutte liberate, no? Qui. Vicini. Devo tornare indietro adesso. Allora, torniamo in cima. Punta vinta. Perfetto. Dai. Pyro, aiuto! L'interruttore per fare la fabbrica dei macinatori è in quella stanza. Oh no. C'è un gran frastuono lì dentro. E questo è tutto. Siamo vicini. Grazie per aver fermato la fabbrica. Vieni, ho trovato questa tra gli ingranaggi. Puoi prenderla se vuoi. Niente, ma non è stato detto. Anche il punto di vista abbiamo fatto. Quindi qua. Dovremmo aver preso tutto. Perfetto. Perfetto.
Quindi ho fatto quelle due. Da qua stiamo venendo. Qua dietro ci siamo andati. Qua ci siamo fermati, qui c'è lui. Io dico che lui ci insegna ad adattarci. Prossimo giro, circuito cerco. Per adesso va bene così.